Grazie per l'invito che mi dà la possibilità di esprimere la mia opinione su questo progetto. Cercherò di stare nei tempi assegnati. Come è stato detto da chi mi ha preceduto, viviamo tempi complessi, tempi di grandi cambiamenti culturali che comportano cambiamenti negli stili di vita, negli stili di consumo. Ci apprestiamo ad una transizione tecnologica che cambierà il modo di pensare, il modo di vivere, il modo di produrre delle aziende. Quindi un periodo difficile probabilmente per molte filiere, per molti settori dell'economia. È vero che darà anche grandi opportunità, ma sarà certamente un passaggio epocale non facile. In questo scenario il compito degli imprenditori è di mettere in campo, come sempre, visione, grande determinazione e soprattutto grande coraggio. Credo che sarà la dote che dovremo esprimere in modo più consistente e concreto. Alle istituzioni compete viceversa il ruolo di interpretare questi bisogni, di capire questi bisogni, di anticiparli se possibile e mettere in atto quelle iniziative, quegli strumenti che possono essere di supporto al sistema economico, perché questa transizione tecnologica possa essere effettivamente un'opportunità e possa consentire a questo territorio di continuare nel suo cammino di progresso, di sviluppo che i nostri padri ci hanno assicurato con tanto impegno e con tanto laboriosità. Per questa ragione io credo che questo sia uno importante strumento di quelli a cui accennavo prima e quindi vedo con assoluto favore l'iniziativa di una cittadella dell'innovazione sostenibile. È un progetto importante, innovativo, secondo me ha tre caratteristiche importanti che vanno sottolineate. Da un lato, appunto, è innovativo, è distintivo e quindi è in grado di caratterizzare Brescia di caratterizzarla e quindi di renderla visibile, e quando si è più visibili si è anche più attrattivi. E perché no, dare a Brescia un ruolo importante anche di attrattività per quello che potrà esprimere anche in termini di qualità della vita sociale, della vita economica. Fulminato. finisco. È un progetto inclusivo, l'abbiamo detto a più riprese, il tema di fare sistema è entrato negli interventi di tutti coloro che mi hanno preceduto, non posso non essere d'accordo sul tema, fare sistema e mettere a fattor comune le tante energie che caratterizzano questo territorio è essenziale. E l'ultima cosa che secondo me è importante è che il CSMT mette al centro, auspico che lo faccia con grande determinazione come primo mattone di questa cittadella, il tema dell'attrazione delle competenze, del trasferimento tecnologico. Questo è veramente il tema che farà la differenza. Le imprese bresciane hanno bisogno di attrarre competenze, di avere una relazione importante col mondo della formazione, del mondo della ricerca. Il CSMT può essere la cerniera che appunto unisce questi mondi con il mondo dell'industria e dell'impresa più in generale. Quindi la Camera di Commercio sarà al fianco di questo progetto, portando il contributo anche delle sue iniziative, fatemi dire, a partire da Futura Expo, che sarà la grande vetrina che nel 22 darà possibilità alle imprese e alle istituzioni e che sarà il megafono. E che sarà il dell'innovazione sostenibile di Brescia. Dell'innovazione sostenibile. Grazie. Di Brescia. Allora, mi hanno detto che io devo piombare qua quando suona il gong, quindi tu hai potuto usufruire di essere stato il primo. Proseguiamo quindi con il presidente della provincia di Brescia, Samuele Alghisi. Vediamo nei 180 secondi come
Come se la cava. Se la cava. No, un ringraziamento per poter avermi dato la possibilità di intervenire qua oggi. Effettivamente l'ipotesi di fare di questa cittadella dell'innovazione è importantissima. Brescia credo che abbia un'opportunità incredibile, è un territorio che ha la possibilità di esprimere l'opportunità di coniugare una grande passato industriale con l'esigenza di cambiare metodo, cambiare perché ovviamente... Quando si parla di sviluppo e sostenibilità, il centro sviluppo e sostenibilità voluto dalla provincia di Brescia, dal comune di Brescia, dalle altre istituzioni che ne partecipano, ha un concetto di fondo. Sviluppo e sostenibilità vuol dire essere in grado di governare i processi attraverso la trasformazione, non eliminare i processi in virtù di un ipotetico sviluppo soltanto ecologico, ma governarli per renderli possibili all'interno di un ecosistema che non è soltanto quello delle idee, ma anche quello che ci circonda tutti quanti. Il fatto di poter inserire a Brescia questo elemento è fondamentale. Noi abbiamo una provincia che è vastissima, che è fortemente industrializzata, arriva da un passato di grande capacità industriale e anche innovazione. Oggi si trova di fronte alla sfida di doversi ulteriormente innovare e per poterlo fare deve ricorrere a tutte le contaminazioni politiche. Olivetti aveva nelle proprie aziende non soltanto gli ingegneri ma anche gli umanisti, perché li teneva un elemento di innovazione e di stimolo. Il fatto che ci si possa contaminare, come prima dicevano i ragazzi, dico ragazzi perché anche sono ragazzi di una volta, quindi i ragazzi, è fondamentale, bisogna avere la capacità di innovarsi, di contaminarsi, di mettere a fattor comune anche così l'immaginazione che l'arte ci può dare, ma dall'altra parte dobbiamo avere la capacità ingegneristica di poter a un certo punto prevedere come queste cose possono essere messe a terra. Ecco, la brescianità secondo me ha questa caratteristica e questa capacità e quindi all'interno di questo io credo che ci giocheremo una grande sfida. Citavi prima Matrix, se non sorriderai tanto e avrai voglia di andare a vederti una serie televisiva un po' più vecchia, Spazio 1999, non l'ha mai vista tu, sono sicuro, io me la sto riguardando in questi giorni, vedrai delle cose molto particolari, interessanti di come uno si immaginava un futuro molto prossimo che non è arrivato con quella prossimità ma sul quale oggi ci stiamo affacciando. Credo che la possibilità di poter mettere a terra quello che è l'immaginazione con un processo innovativo continuo di sviluppo, di ingegnerizzazione appunto dei processi sarà la sfida del futuro che ci guiderà verso qualcosa che oggi ancora non immaginiamo completamente. L'immaginazione va avanti, quello che ne segue è la volontà di tutti con le competenze di ciascuno e questo credo che sarà una grande sfida per tutti. Grazie. 18 minuti. Complimenti, grazie, grazie. Vediamo chi fa il record. Invito Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, a farci lo spot per la cittadella dell'innovazione sostenibile. Buongiorno, non ho capito se devo essere più veloce per prendere l'applauso, però. Allora, arrivo al dunque. Io penso che Brescia sia già proiettata verso il futuro. E questa è l'occasione per dirlo, anzi per consolidarlo. È proiettata nel futuro perché ormai Brescia ha già deciso che non svilupperà più consumando suolo, ha già deciso che rigenerà il patrimonio edilizio esistente e andrà a recuperare aree dismesse, caserme ed industrie, ha già deciso di essere abbracciata da un'area verde che va dal Parco delle Colline al Parco delle Cave fino al Parco Agricolo di San Polo e verso ovest, verso l'Oltremella, dal Parco del Mella. E come l'ha fatto? E arrivo al dunque. E l'ha fatto attraverso la pianificazione. Quindi per me è molto importante avere un metodo. Noi abbiamo adottato dei documenti di pianificazione che si chiamano Piano di Governo del Territorio, che si chiamano Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che si chiamano PAESC, che è un documento di pianificazione che permette alla città di attrezzarsi in vista del cambiamento climatico. E cosa ha fatto dopo la pianificazione? Si è andata a cercare i soldi per fare calare la pianificazione nella progettazione e poi nella realizzazione. Pochi hanno scritto, ma colgo l'occasione, quindi faccio anche uno spot positivo, che il Comune di Brescia ha recuperato negli ultimi 2 anni e mezzo 600 milioni di euro di finanziamenti. 600 milioni di euro di finanziamenti. Facendo che cosa? Andando a vincere i bandi, andando a bussare alle porte giuste, che sono i ministeri, che sono le sedi degli enti sovraordinati, dall'Europa fino ad arrivare alla nostra regione.
e grazie a quelle risorse noi abbiamo immaginato una mobilità nuova, da quella ciclabile a quella pubblica, abbiamo portato a casa un super finanziamento per il tram di superficie, abbiamo immaginato una nuova qualità dell'abitare, abbiamo vinto due bandi Pinqua, cioè stiamo pensando, ripensando due pezzi di città, a ovest e a est, e abbiamo anche portato a casa bandi sulla rigenerazione urbana e così via. Perché vi ho fatto questa considerazione? È avveniristico pensare che un'area dismessa della nostra città industriale, immagino, ex industriale, e ne abbiamo, quindi non ci accapiglieremo sul dove, bisognerà semplicemente immaginare dove, è immaginifico pensare di andare a cercare risorse attraverso bandi e attraverso fondi anche, disponibili ad accettare questa scommessa? Io credo di no, se il sistema Brescia sta unito e se rema tutta nella stessa direzione, perché se entra in una fase competitiva noi non siamo in grado di arrivare a questo risultato. Il Comune di Brescia, per dirla chiara, è interessatissimo alla realizzazione di questo grande spazio, che è uno spazio che dà una risposta a delle domande a cui non abbiamo ancora dato delle risposte adeguate con gli altri progetti. Quindi noi siamo qui per dirvi ok. Perfetto, grazie. Procediamo quindi con invito a salire Maurizio Tira, rettore dell'Università degli Studi di Brescia. Grazie. Microfono. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti e a tutti. Noi siamo qui per celebrare una festa, 15 anni, quindi ringrazio il Presidente, il CDA e il Comitato Scientifico del CSMT. Una festa di un'impresa che è nata 15 anni fa ed è scaturiva da un progetto per la città di Brescia dell'inizio degli anni 2000, non dimentichiamolo. Già allora il sistema si era messo insieme, aveva delineato alcune proposte, tra cui il CSMT. Un'impresa che era basata sull'esistenza dell'Università degli Studi, che è una realtà dove ci sono 1100 persone che ogni giorno fanno ricerca e formazione in un campus dell'innovazione dove girano migliaia di giovani. Un'università che mette oggi a disposizione, meglio da 15 anni, lo spazio affinché il CSMT possa vivere. Il CSMT è stato voluto per il trasferimento tecnologico, come diceva il Presidente della Camera di Commercio, ma questo è un obiettivo che ci sta davanti. Se leggete un articolo sul Corriere Brescia del 3 novembre, leggete che nella Start-up di Milano 13 start-up hanno vinto, tutte milanesi, zero bresciane, perché noi non valorizziamo i prodotti della ricerca. Abbiamo davanti delle sfide. La prima, il PNRR. Noi stiamo per partecipare al primo bando che prevede due centri nazionali, mobilità sostenibile e biofarma. Lavoriamo su questi bandi, come diceva il sindaco, bisogna trovare le risorse quando ci sono i bandi, facciamo sistema su questo. E mi permetto di concludere con la proposta di 3 vaccinazioni. Fate prima quella contro il Covid, se non l'avete ancora fatto naturalmente, poi altri 3 vaccini. Un vaccino contro il provincialismo. Noi a Brescia ci tarpiamo da soli le ali perché soffriamo della competizione di Milano e questo lo dobbiamo superare, altrimenti non realizzeremo nessun altro progetto. Dobbiamo fare sì che la Lombardia sia riconosciuta come un sesto d'Italia e non un 21esimo delle regioni italiane. Dobbiamo lottare contro la frammentazione e vaccinarci. Quando il Presidente Mattarella è venuto a Brescia a inaugurare l'anno accademico dell'Università, ha detto e ha sposato il nostro slogan «Nel futuro insieme», poi l'ha ripetuto anche qui davanti alla Vittoria Alata. Nel futuro insieme però c'è stato provato tante volte con gli Stati Generali all'inizio del 2000, con Brescia Più qualche anno fa. Adesso bisogna che lavoriamo andando concretamente a fare passi in cui le sinergie si misurino quando dobbiamo portare a casa le risorse. Un terzo vaccino, che mi è anche l'occasione per farvi gli auguri, vacciniamoci contro il messianesimo. L'unico messia per i cristiani è quello di cui ricorrerà la nascita sabato prossimo e con questo vi auguro buon Natale. Grazie. Grazie al Rettore. Procediamo con invito Franco Gustalli Beretta, Presidente di Confindustria Brescia. Grazie.
Buongiorno, voglio iniziare anch'io con gli auguri al CSMT. Io conosco il CSMT praticamente dalla sua nascita e ho avuto modo di valutarlo prima come imprenditore e poi come rappresentante di Confindustria Brescia. E quindi voglio ringraziare questa iniziativa che è stata intrapresa ormai 15 anni fa, perché può portare veramente delle grandi soluzioni al territorio bresciano. Come imprenditore sono tipicamente considerato metalmeccanico, però è grazie al CSMT che abbiamo portato in azienda le tecnologie digitali e quindi questo è un dato di fatto, che Brescia è stata capace fin dall'inizio degli anni 2000 a portare e a vedere dove andava il futuro. Oggi siamo qui a celebrare questo anniversario e a programmare di nuovo il futuro del nostro territorio. Per esperienza vissuta, la collaborazione tra industria e università è fondamentale. Nel mio caso ha già dato grandi risultati e posso dire che oggi come presidente di Confindustria Brescia, in tantissimi all'interno di Confindustria Brescia come imprenditori crediamo che questa congiunzione di sforzi sia la via giusta per il futuro. Se no, la transizione ecologica, la transizione digitale che tutti ne parliamo, non riusciremo a farla. Un'idea di un qualcosa di più del CSMT, ma sempre con lo spirito di far lavorare il tessuto economico e non chiamo più solo il tessuto industriale che rappresento, ma so che anche la parte dell'agricoltura e altre entità del sistema economico bresciano hanno bisogno di innovazione e quindi dobbiamo assolutamente, come è stato più volte detto, fare il sistema. Questa idea può essere veramente la soluzione, non sarà facile realizzarla, però penso che sia la strada giusta per intraprendere sfide che il tessuto bresciano dovrà fare, come quella del cambiamento della mobilità. Noi dobbiamo portare con iniziative come queste più know-how nel territorio bresciano per fare una vera trasformazione sostenibile. E ho finito. La trasformazione sostenibile nel senso che dobbiamo partire dalla neutralità tecnologica e lì è solo l'industria e l'università che possono trovare la soluzione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Invito ora Pierluigi Cordua, presidente di Apindustria Brescia, a portare il suo contributo. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, quello che porto io un po' è un'analisi e il punto di vista dell'impresa. Si parlava prima di rinascimento, che è di fatto un'età di cambiamento radicale, che si è, come dire, sviluppata attraverso l'umanesimo. La sostenibilità sarà l'umanesimo per le nostre imprese? Forse sì, speriamo di sì. Ci sono stati diversi cambiamenti, diverse rivoluzioni industriali. Quella che però assistiamo in questo momento è un qualche cosa, a nostro parere, diverso. Ci sono diversi punti di gravità per le nostre aziende, per le nostre imprese. Il primo, lo sappiamo, è il prodotto. E poi il baricentro si è spostato verso le persone. Citavamo prima, per esempio, Adriano Olivetti, che ha cominciato a considerare la fabbrica non più come un qualcosa che doveva fare profitto, ma viceversa come un qualcosa che deve aprirsi, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi e democrazia. C'è stata un'evoluzione forte del contesto economico che ha pesato sulle nostre imprese. C'è stata inizialmente, lo sappiamo tutti, la globalizzazione, una grande panacea per il mercato, una grande opportunità,
due anni fa il Covid un problema globale e quindi le risposte cambiano. C'è una percezione da parte degli imprenditori diversa. Seguivo per esempio durante un intervento propedeutico a Futura un filosofo e mi sono chiesto perché si parla di filosofia per affrontare problemi di sostenibilità. Perché diceva che la percezione del limite è cambiata. Mentre prima c'era un problema, c'era un incendio in Sicilia, un'esondazione in Calabria, pensavamo che fosse un problema solo italiano, adesso cominciamo a capire che il problema non è più regionale, ma è globale, è cambiato completamente. Questo impatta sulla consapevolezza che hanno i nostri imprenditori, le nostre imprese. Quindi anche le PMI cominciano a capire che quando fanno qualcosa, questo qualcosa non è confinato, ma ha degli effetti che si concatenano e sono quindi molto importanti. Aggiungo quindi un altro concetto che secondo me è basilare e che si, come dire, concatena con quello che dovrebbe fare la cittadella dell'innovazione sostenibile. È il concetto di compressione. Cosa significa? Tanti temi, tante problematiche da risolvere in un orizzonte temporale troppo ristretto, soprattutto per le reattività di tutte quelle imprese che banalmente hanno meno di 50 dipendenti, quindi meno strutturata. Quindi noi auspichiamo che la cittadella dell'innovazione sia un fantastico contenitore, inclusivo, trasversale, dove, come dicevo prima, ci possano essere tante innovazioni proprio per anche le nostre aziende del territorio. Grazie. Grazie, grazie. Ora avremo un video messaggio perché Ettore Prandini, bresciano che rappresenta la Presidente Nazionale di Coldiretti, non è potuto essere in presenza ma ha voluto mandare un messaggio e il suo commento alla proposta relativa alla città dell'innovazione sostenibile. Vediamo se l'audio questa volta ci sostiene. La cittadella dell'innovazione sostenibile è una grande opportunità per Brescia, ma per il sistema produttivo bresciano. Noi dobbiamo creare le condizioni, mai come in questo momento, di fare rete e sistema e fare interloquire mondi che in passato non parlavano fra di loro e invece mettere a sistema quelle che sono le conoscenze creerà le condizioni perché Brescia possa uscire dal guscio nel quale è stata fino ad oggi. Noi dobbiamo rappresentare il meglio di Brescia e dei bresciani. I bresciani come imprenditori nella loro genialità, nella loro creazione di valore e far sì che i sistemi produttivi possano beneficiare anche delle risorse di carattere economico che oggi vengono stanziate a livello nazionale. Sarebbe un'occasione persa per la nostra provincia se non riuscissimo a cercare di concretizzare in progetti innovativi e soprattutto di visione strategica ciò che noi potremmo ottenere non solo nell'utilizzo delle risorse economiche ma per guidare i processi produttivi dei prossimi anni. La sostenibilità sicuramente sarà centrale, ma come in tutti i processi di carattere economico la sostenibilità deve essere graduale, quindi noi dobbiamo accompagnare le nostre imprese. Tutto ciò che verrà imposto in termini di velocizzazione estrema rischia di generare solo delle distonie e delle perdite di posti di lavoro o di valore economico stesso prodotto all'interno del nostro territorio. L'agricoltura, l'agroalimentare, questa partita la vuole giocare fino in fondo, nell'utilizzo del processo dei dati, nel creare le condizioni per le quali dalla digitalizzazione all'agricoltura di precisione, allo sviluppo delle energie rinnovabili, partendo da un presupposto che le stesse energie rinnovabili non saranno sufficienti sui fabbisogni produttivi di tutte le realtà che insistono all'interno della nostra provincia. E allora la ricerca diventa fondamentale, una ricerca applicata, il parlare con le università, il parlare con i centri di ricerca diventerà di grandissima importanza. Noi insieme a tutto il mondo produttivo ci vogliamo essere per costruire quel percorso che guarda l'interesse anche delle future generazioni. Uscire da una logica per la quale si ragiona solo per il giorno dopo e già immaginarci un processo che invece guardi ai prossimi decenni. Noi riteniamo che sotto questo punto di vista Brescia può rappresentare ancora una volta una grande opportunità in termini di riflessione
ma in termini di concretezza, perché è quello che ci ha sempre caratterizzato nel nostro modo di fare impresa. Lo faremo insieme, noi ci saremo e saremo sicuri che tutti gli altri settori produttivi ragioneranno e si confronteranno con noi per creare quelle condizioni di sviluppo sostenibile, ma di sviluppo che crei valore economico per tutte le attività produttive. Ora invito a fare il suo intervento il professor Giovanni Gregorini, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Forse un modo per sconfiggere il cronometro è giocare d'anticipo e concludere in fretta. Però il tempo per portare il saluto e il ringraziamento all'invito che è stato rivolto all'Università Cattolica c'è, e anche per confermare la disponibilità di Università Cattolica a contribuire al progetto. Quindi non solo un plauso, ma visto che si è parlato ampiamente di Rinascimento, ampiamente di Humanities, ampiamente di competenze trasversali, Università Cattolica ha qualcosa da dire a questo riguardo e vuole starci per quanto sarà possibile. Noi riteniamo, in virtù del secolo di storia che appartiene al nostro Ateneo e ai 57 anni di presenza a Brescia, che la sfida che la società contemporanea ha di fronte è una sfida di nuova interpretazione della realtà e quindi una sfida di pensiero. Questo vuol dire, accogliendo anche la sollecitazione che è venuta da tutti i testimoni in termini di spazio per l'espressione libera, spazio per la diversità, spazio per il superamento dei confini, che ci sia la necessità di confrontarsi con quanto l'Università Cattolica ha da proporre e propone da tempo. D'altronde questo probabilmente è l'unico modo per andare oltre la resilienza verso la plasticità, per andare oltre la ripresa, per andare verso la rigenerazione sistemica, tanto per usare un lessico che ha a che fare molto con gli studi importanti e recenti di Confindustria Brescia. E allora l'Università Cattolica, che è una storica ma anche attuale e futura espressione di un cattolicesimo innovativo e strategico perché si muove sul fronte del capitale umano, ci sta, conferma la propria disponibilità a contribuire alla crescita di una città e di un territorio sempre più inseriti in contesti internazionali. Per cui davvero credo che sia molto importante uscire dalla logica della mera erogazione dei servizi e entrare nella logica della attrattività. Dobbiamo essere presenti nel mondo per riuscire a far sì che il mondo venga ad incontrarci. Se un ruolo per le Humanities ci deve essere e c'è, mi pare che emerga, l'Università Cattolica sempre ci sarà e sempre sarà a disposizione della crescita della nostra realtà territoriale ma globale. Grazie. Grazie. E concludiamo con l'ultimo intervento, un intervento che orgogliosamente porta qua le banche del territorio a rappresentare un'unica voce, quindi l'innovazione che comincia a prendere possesso del nostro futuro nella Brescia della città dell'innovazione sostenibile. Invito Marco Nava a portare il pensiero delle banche del territorio bresciano. Non so come leggere questo come ultimo partecipante rappresentante delle banche, speriamo che sia qualcosa di positivo, non di negativo. Saluto anche, vi porto saluti di qualche collega qui presente in sala, qualcuno che è collegato. Voglio dirvi alcune cose, ho preso molti appunti. Stimolante il vostro intervento, non so mai in che categoria pormi, se il giovane vecchio o il vecchio giovane, però sta di fatto che l'intenzione che voglio passare è quello di celebrare questo momento di festa, oggi un giorno importante da celebrare in questa location meravigliosa. Penso che sia ormai scontato e ovvio dire che la sostenibilità per il modello economico sia qualcosa di basilare, di fondamentale. È qualcosa però a cui voglio fare un po' la campana stonata, permettimelo Presidente, è bello da raccontare nei convegni ma molto difficile da far entrare nella vita quotidiana, nel pratico. Tutti parlano di sostenibilità, tutti parlano di transizione economica, ambientale, sociale, innovazione, ma non si è mai pronti fino in fondo. Ecco, quello che vorrei portare a valore di tutti è che dobbiamo insieme mettere a terra il più rapidamente possibile questi concetti.
e la cittadella può andare in questa direzione, può essere fattore proponente, propositivo per far sì che ciò accada. Altro dato che vorrei dare è che questo possiamo farlo solo se saremo tutti quanti insieme, tutti portatori di interessi, per cui dalla politica alle associazioni, all'università, alle imprese, a tutte le persone che possono dire qualcosa, comprese ovviamente le banche, devono fare di più, devono fare meglio e devono fare questa cosa insieme. Dove vedo un piccolo elemento di disturbo? L'elemento potrebbe essere questo. Noi abbiamo grandi idee, è un bellissimo progetto, ma ha bisogno di grande pragmatismo. Il pragmatismo a cui mi riferisco è il pragmatismo che identifica un pensiero comune, condiviso da tutti, un obiettivo certo, quantificato e misurabile, un percorso ben chiaro con tappe di monitoraggio che possono dire siamo arrivati là in questo tempo con questo successo. Se sapremo fare questo, secondo me faremo il successo di Brescia, il successo delle nostre imprese, del nostro territorio, e chiudo dicendo con l'attenzione agli ultimi, quelli che in questo percorso purtroppo magari hanno qualche difficoltà e vivranno qualche difficoltà in un prossimo futuro. Non bisogna dimenticare coloro che purtroppo resteranno indietro, e purtroppo ci saranno queste persone. Dunque in bocca al lupo a tutti, grazie, complimenti, grande anniversario e una buona giornata.